Grazie a tutti e grazie soprattutto a Nanni Palestrini per essere qui. Il pubblico della poesia è infinito, vario, inafferrabile, come le onde dell'oceano profondo. Il pubblico della poesia è bello, aitante, avido, temerario e guarda davanti a sé impavido e intransigente. Mi vede qui che gli leggo questa roba e la prende per poesia, perché questo è il nostro patto segreto. Quella cosa che si chiamava realtà è ciò che dobbiamo ricostruire tra le fluttuazioni di un mare che non esiste, di menzogne in cui siamo sommersi da quando siamo morti e non ce ne siamo accorti. Non c'è mai stato nella storia dell'uomo un periodo così schifoso. Non c'è mai stato nella storia dell'uomo un momento così delicato. Ciao te! Come te la spassi lì a Torino, ah? Sempre a spasseggio sul Valentino, ah? Come quella della canzone? Ti ricordi quelle sere sotto l'albero di noce, eh? Matitina, te lo ricordi che ti chiamavo così quando eri piccola? Sempre a scrivere su quel tuo quadernetto, eh? Con la tua matitina, appunto. Ah, che belle poesiole che scrivevi! Te la ricordi quella del colibrì? Le ho tenute tutte, lo sai, eh? Buon sangue non mente, eh? Poeta lo zio Nat e poetessa la matitina. Forse non te lo ricordi neanche più. Cola il colibrì mentre vola da qui a lì. Che meraviglia, eh? Un po' haiku se vogliamo. E allora lo zio Nat ti chiede: cosa ti sei messa a scrivere adesso? Guarda che ce le ho qua le poesie che mi hai mandato a leggere, a parte che chiamarle poesie ci vuole un coraggio da re leone, ci vuole, ma soprattutto questa non è la stessa persona del colibrì. No, Ilaria, no, matitina! Questa non è roba tua! Adesso te la leggo che così ascolti con le tue orecchie quello che scrivi. Sta a sentire. Nel vizio asfittico del tuo chi va là, l'apoteosi pelvica smacchia la ruggine del non mi avrai. Perché scrivi tutto maiuscolo? Tanto per cominciare. E poi, non è normale! Ilaria, te c'hai qualcosa che ti raspa da dentro! Scusa se te lo chiedo, ma hai dei problemi sessuali? Ne hai parlato con la Rosy? Guarda che non c'è niente di meglio della mamma, per risolvere queste cose. Vabbè, dai, aspetto un tuo visibile cambio di rotta. Almeno dal punto di vista poetico. Ah, e fatti vedere che non. Sono 3 anni che non ti si vede da queste parti. Passami a trovare, dai. Basin basetto dal tuo zietto. Delirio, Alice è un delirio, cioè tu non hai capito, cioè mio zio è andato a tirare fuori le poesie di quando avevo 8 anni, 8 anni, e poi mi ha anche detto queste qui sì che sono belle, no? Come quella merda che scrivi adesso. Ha detto proprio quella merda? Quella merda? Sì, ha detto merda, e mi ha anche chiesto se ho dei problemi sessuali. Ma scusa, ma lui, scusa, tuo zio non sa che tu sei lesbica? Ma chi se ne frega? No, e comunque no, no. No, guarda, perché se lo sapesse avrebbe disinfettato l'hard disk del suo telefono, come minimo. Ma non è un poeta pure lui? Ma sì, ho capito, ma scrive in dialetto, Ali, con le rime. E allora? Ma delle cagate poi, con le tematiche contadine. Ma tipo? Fammi un esempio. Cose che neanche il calendario del frate indovino, guarda.
Ma tipo? Ma tipo che lascia perdere, Alice. Ma a proposito, scusa, hai finito i disegnini? Certo che lo fa. Hai fatto le tavole, signorina? Che domani abbiamo la skypata con De Dominicis, eh? Certo, certo, certo che... sì, certo. Ma questo tipo qua, no? Lo sa... Ma questo tipo qua lo sa che io sono Flexia? La regina del fumetto porno. Ha visto qualcosa di mio? Ma sì, ha anche visto una tua foto e guarda, credo proprio gli sia piaciuta parecchio. Da cosa l'hai capito? Perché gli ho mandato il primo piano e poi ho voluto anche la figura intera. E tu ne avevi una? Ma ce l'avevo, sì che ce l'avevo. Tu ne vuoi una sua? No, non la voglio, ma no, ma perché la devo volere? Ma che cazzo me ne frega? Non ce ne sono online? Vabbè, ma online ci sono quelli ufficiali. Vabbè, senti, sti cazzi, tanto domani lo vedo, no? Sì, sì, hai finito le tavole, però. Sì, le tavole le ho finite da mo', Ilaria, da mo' le ho fatte. Ah, Ali, ho avuto un'idea geniale. Geniale, ti devo troppo dire, perché... cioè, no, lui è... tu non hai capito, è costretto a prendermi. Ho avuto costretto. Questo è la tierra madre es para los 10,000 seres. Alas del hechicero de los 7 mundos. Dame fuerza tremendosa. Que lo mío sea mucho. Que lo mío, que lo... Capito. No, ma io lo faccio in bianco e nero, dai. Cioè, fa più laboratorio, più ricerca, no? Che è ancora tutto da decidere. Sì, dai, bianco e nero, deciso. Potete far silenzio un attimo che devo registrare? Tanto ho sta poesia, come sempre non pagata, diciamocelo. Ma questa qua non mi sembra tanto promettente, sta Ilaria Boschino, però. Dobbiamo capire la chiave del testo della poesia, ok? Quindi si tratta sempre di recitare, però molto più. Questo è l'inizio, dal trittico sul tempo di Ilaria Boschino. Poi vedremo come lo facciamo. Allora, ieri. No, adesso leggila senza intenzioni, proprio. Allora, capendo le parole. Allora, nell'abusata aurora... la stirpe dei perché avanzava corrotta. Nella posata aurora, la stirpe dei perché avanzava corrotta. Devo capire il senso. Allora, nella busata aurora, la stirpe... intanto si chiama ieri. Ieri, quindi ieri è già un rimpianto, no? No. Oppure una cosa bella o una cosa... no, mi ho mangiato troppo. Infatti non si può recitare quando uno ha lo stomaco così. Nella busata aurora... ieri. Nella busata aurora... metti la musica. Abusata aurora, la stirpe dei perché avanzava corrotta, quindi forse è negativo. Musica. La stirpe dei perché, no? Quindi è una persona che si chiede, no? La stirpe, quindi chissà questi perché da dove vengono e quanti sono, ma no? Ma che ne so, mille, musica. Nell'abusata aurora. Nell'abusata aurora, perché talmente usata. Abusata perché, aurora, vai avanti. Allora, questa abusata aurora, nell'abusata aurora, la stirpe dei perché. Quindi questo esercito genealogico di perché, genealogico. No? Ma di chi parla? E c'ha questa stirpe dei perché dietro sulle spalle, lo no? Zainetto, ah, lei vede, lei, lo mettiamo sul terrazzo o ovunque, oppure davanti a una finestra, vede l'aurora, dai l'aurora avanzano però una stirpe. Che cazzo c'entrano le immagini del Macbeth? Dei perché, che non permettono al giorno di nascere. Senza anima e senza acqua. Le tue sopracciglia grondaia. Daniela. Senza Daniela. Anima e senza acqua le tue sopracciglia grondaia. Daniela. Basta! Che cazzo fai, Alice? Dormi ancora? Eh? E stai ancora dormendo? Ho lavorato tutta la notte alle tavole di Dominicis. Ho delle tavole pazzesche. Allora dormo ora. Vuoi vederle? Alice, aspetta, fammi parlare, perché sono nella merda che non ti immagini neanche quanta. C'ho pure questo cazzo di su di nuovo dal meccanico. Non riesco a farmi la barba, i capelli, guarda come cazzo sono messo, io? C'entra la mamma? No, guai, anzi,
Non farti scappare che tu chiamata, che se no tua madre mi spara su un culo che me lo ricovera al CTO. Ma che cazzo hai combinato, Fabio? Si può sapere? No, niente, niente, poi ti spiego. Hai qualcosa a taglia 50, 52 in casa? Ma sei scemo, Fabio? Ti prego, dimmi di sì, dimmi che ce l'hai. 50, 52? Non sono mica 130 kg. Ma che cazzo c'entra? Un camicione non ce l'hai? Ce l'avete tutti un camicione di merda, tu non ce l'hai? Ti sei per caso iscritto agli Hare Krishna? Ma sei scema? E cosa ti serve allora il camicione? Che comunque non ce l'ho. Cioè, mai una volta che stai dalla mia parte, cazzo. Fabio, Fabio. Mai una volta che posso contare su di te. Fabio, se magari mi dici cos'è successo, Fabio, forse provo ad aiutarti. Fabio, cos'è successo? Fabio, ma con chi cazzo parli, Fabio? Cagami. Allora, dille che va bene tutto. Però no, verde, che mi sbatte, porta male. Al settimo, ottavo... Settimo, quasi ottavo di cosa, Fabio? Ma chi c'è lì? No, è che... No, ma nessuno, nessuno, è... No, è la portinaia che è andata... A piedi fino al settimo, quasi ottavo, perché ha trovato l'ascensore occupato. L'ascensore occupato e... Fabio, sono quasi in menopausa. Ne so qualcosa di segretarie e gravidanze. Cioè, quella spiona di tua madre te l'ha detto, allora. Mi parla dietro, quella spiona di tua madre, sì, sì. Ma c'è ancora Valentina lì? Passamela! Passamela! Dai, dai, ti prego! Fabio! Fabio! Anche un paio di leggings! Ma per chi cazzo mi ha preso questa? Per la Decathlon? In microfibra. Però non neri, a fiori. E poi portami anche le Kinder Bueno. 4 confezioni. No, ma Valentina, sono andato 3 volte oggi, dai. 4 confezioni di Kinder Bueno e la Red Bull. Ma se sono appena tornato adesso, dall'Ipercop, è la 3ª volta oggi. Fabio, dai! Va bene, vado, vado, vado. La Red Bull. Passamela un attimo, Fabio. Magari poi vi sentite fra voi con calma, va bene? Intanto tu ravana dove cazzo devi ravanare e trovami sto cazzo di camicione di merda, dai! Ma non ce l'ho! Ma come no? Uno! Vabbè, ciao! Ciao Fabio! Bene. Ciao, 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 ciao! Lei che si trova sempre così simpatica, lei che ama il casino per il casino. La poesia è la pioggia di sangue, di fuoco, di piscio che sommergerà l'infame razza bastarda del maschio bianco occidentale con le sue bombe, le sue banche, i suoi culi griffati. La poesia anche farla finita con tutti i miserabili sciacalli che sulle sofferenze che hanno dato una mano a infliggere intonano inni pietosi agli squartati e ai fuggiaschi mentre li derubano anche dei pacchi dono. La poesia è una roba che non ve l'immaginate nemmeno. La poesia è il giubileo delle energie vitali che dilagano sul pianeta avvelenato. La poesia fa malissimo. Cagatevi sotto, la bestia dell'apocalisse è arrivata. Lo senti l'odore? Cosa? Andiamo! Napalm, figliolo! Non c'è nient'altro al mondo che odora così! Muovetevi! Muovetevi! Mi piace l'odore del napalm di mattina! Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the queen of maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Ma tu... Cos'è? Ma tu sei... Che? No, niente, niente. Scusa per Ilaria, è sempre in ritardo, è una sua prerogativa poetica. Io lo so, lo so. Si è lasciata scappare un capolavoro come Parasite per via del tritone. Sì, lo so, me l'ha raccontato. Ma sai, quel suo problema con le gallerie le fa fare... Dei giri inutili, lo so, lo so. Dei giri inutili, ecco. Spesso anche con le parole. Eh sì, poverina. Ma ecco dove t'ho visto. A Casalecchio. Ma dai, c'eri anche tu. Al congresso VHMT, eri tu. No, c'eri anche tu. No. Io? Io ero quella col cartello, estinguersi per distinguersi.
Tu? No, vabbè, io ero quello con quel disegno dello spermatozoo incatenato. Con scritto spermatozoi si nasce e non si diventa. Ma allora io e te, cioè... Ciao! Ciao! Scusate, stavo sistemando delle stanze. Eccola qua! Ma fai le pulizie di Pasqua dopo un mese? Stanze poetiche, Alice. Ah. Senti, veniamo al sodo, Boschino. Ini. Cosa? Ini cosa? Ilaria Boschini, Ini. Vabbè, uguale. Senti, fammi un po' sentire questa versione jazz del tuo trittico, no? Sì. Tieni conto che io due poeti su tre li ho già scelti. Vabbè, sul terzo, insomma, non ci saranno grandi dubbi, spero. Vai. Folle, l'armata dei silenzi, avanza roboante verso lo zero assordante dei miei genitali. Oltre l'assenza del tuo rancore maschio, nascondo palpiti e pulpiti. Eucaristico, venerdì d'amianto. Chi è sta scriteriata? È un'attrice diplomata da Silvia D'Amico. Emergente, bravissima, no? Brava, sì, oddio, un po' cecoviana, che col jazz. Veniamo alla poesia. Beh, l'avevi già letta, quindi... Sì. Però sentirla è peggio. Vabbè, tu mi avevi detto che ti intrigava la mia metrica metafisica. Ma infatti, Alberto... Sì, non hai ancora visto le mie tavole. E diventeranno molto fisiche le poesie di Ilaria, altro che meta. Sì, beh, però io vorrei ricordarvi che questo bando europeo qua... Questo bando europeo per... Per questa antologia di questi giovani poeti si chiama Stanze e distanze, la casa diventa poesia, non i palpiti e i pulpiti dei genitori e genitali. Ah, però che caratterino. A me piacciono le poesie di Ilaria. E poi col jazz. Sono una figata. Sì, ma non è una roba per MTV. Vabbè, sì, magari deve darle una giustatina, deve metterle un po' a posto. Ma infatti. Ma tra l'altro, ma lei non è la nipote del famoso Natalino Boschini, quello Nat King Cole? Sì. I pigola sgagi se legheti e par che bella ciao canta il maestral, i spigola fregole de biscotti zolando i spuncia il ciel e noi che fa mal. Ecco, vedi, lui è il classico esempio di una favolosa poesia dialettale che si erge verso il sublime, o no? Quella di suo zio, dici? Con le briciole per terra, i passerotti che cigolano e bella ciao in sottofondo, ma veramente? È una sorta di linguaggio semplice che però ha uno spessore che mi fa da ponte verso l'Oriente. Capisci, Alice? Ah. Come un haiku Venezia-Tokyo, capito? Sì, cercherò di convincerla. Ah, ok, sì. Hai tutto quello che ti serve per farlo. Te ne mando le tavole? Come no, certo. Anzi, adesso sai cosa faccio? Adesso io ti mando i video di tutti i poeti che ho scelto e almeno pensi qualcosa anche per loro. Stai scherzando veramente? No. Oddio, grazie. Certo, almeno con le tue tavole diamo una continuità stilistica alla proposta. Va bene? Non ti deludo. Lo so. Grazie. Alice. Affanna il fiocco di neve nel vento ancora tiepido di questo inverno lieve. S'affanna il fiocco di neve nel vento ancora tepido di questo inverno lieve. S'affanna il fiocco di neve nel vento ancora tepido di questo inverno lieve.
s'affanna il fiocco di neve. E il vento è ancora tepido di questo inverno lieve. S'affanna il fiocco di neve nel vento ancora tepido di questo inverno lieve. S'affanna. Il fiocco di neve s'affanna il fiocco di neve nel vento ancora tiepido di questo inverno lieve. S'affanna il fiocco di neve. Tutto questo non c'è più. Acqua azzurra. Nel vento ancora tiepido di questo inverno. Lieve. Dai, che mi cambio il sud, dai, con questa veranda abusiva mi cambio il sud, dai, lo cambio stavolta, dai. Fabio! Eh? Ma dove cazzo l'hai preso sto camicione? Hai fatto il militare nei Village People? Eh? Fa schifo! Sei bella te! Hai preso una sperdita dei Tupamaros! Tu a chi? Guarda che se il pupo mi nasce prematuro ti denuncio! Fabio! Fabio! Ma non ce l'hai quel kimono! Che? Quello fucsia! Che fucsia? Ti ricordi dove cazzo eravamo a Ibiza? Non ricordo un cazzo. Quel kimono fucsia che tu facevi Beyoncé al Resort Mirador. Ah, Mirador. Ti ricordi? Sì. Ah, Maracaibo. Ma è la Bibbia? Mare a forza 9. Ciao Dionat, e allora? Come te la passi? Te la spassi? Ascolta, ho ricevuto il tuo video messaggio. Cosa devo dirti? Si cambia, si cresce. A te sei sempre il mio faro, la mia luce guida. Come il faro quello che c'è sul delta del Po, ti ricordi? Che andavamo sempre da piccoli, col barchino. A proposito, ascolta, è un po' che non mi mandi più le tue poesie, eh? C'ho solo quelle vecchie, ormai le avrò consumate a forza di leggerle tutte. Allora le aspetto, promesso? Dai zio, sta bene, mi raccomando. Un bacin dalla tua matitina. Conclusione. La poesia fa male, ma per nostra fortuna nessuno ci vorrà credere mai. Io sono un bambino che gioca a nascondino con Dio. Cioè con se stesso. Sono l'adesso.